Oggi viene consegnato ufficialmente il ricavato di Caminart che verrà devoluto al canile di Caluso. Sì, finalmente dopo un po' di tempo siamo riusciti ad organizzare. Oggi riusciamo a dare il contributo che abbiamo ottenuto grazie alla Caminart 2023 e lo diamo al canile di Caluso e all'associazione Semi. Siamo riusciti, è stata sempre l'organizzazione ci ha permesso di ottenere una cifra considerevole e quindi stasera è la volta di diamo questo assegno al canile di Caluso e a Semi. Difatti ogni anno questo evento, questa iniziativa serve proprio per dare un contributo e aiutare le associazioni che sono in difficoltà, che ne hanno bisogno. Infatti negli altri anni abbiamo sempre dato questo contributo a varie associazioni del territorio, abbiamo dato per l'associazione del Parkinson, per la Croce Rossa, per altre associazioni di Castellamonte. Quest'anno abbiamo optato per il canile di Caluso che purtroppo ha sempre bisogno di aiuto e sempre bisogno di soldi. Oggi un contributo al canile di Caluso, una piccola goccia nel mare, perché immagino comunque che sia impegnativo e costoso accudire tutti quei cagnolini. Sì, tutto fa sicuramente, tutto è ben accetto e ci mancherebbe altro. Il canile di Caluso sta attraversando fra l'altro un momento non semplice perché abbiamo aumentato molto le presenze in seguito a un sequestro molto corposo a Pont Canavese che ci ha 54 cani in un colpo solo, non è stato semplice assorbirlo e in ogni caso comunque ci sono sempre problematiche sul territorio, meno abbandoni sicuramente di un tempo, però ci sono più problematiche di cani padronali che per vari motivi non possono più tenere, noi cerchiamo di aiutare anche loro, però diventa sempre più difficile, anche perché tra Caluso noi gestiamo anche il canile municipale di Rivarolo dal 2000 e sono più di 200 cani, mandare avanti tutto non è propriamente semplice. Abbiamo avuto in passato anche dei lasciti, delle eredità che ci hanno veramente sostenuto, perché se no saremmo veramente, perché è sempre più difficile farsi dare quel poco che noi abbiamo fatto la politica del poco da tanti, sperando di andare avanti, perché comunque facciamo un bacino di praticamente quasi 100 comuni e quindi in fondo sono 1,50 euro per abitante, non è una cifra enorme, un comune di 1000 abitanti versa 1500 euro all'anno, quota fissa per il canile, messi tutti assieme. In ogni caso dobbiamo avere i dipendenti, che è la spesa maggiore. Dobbiamo comprare cibo, medicinali, pagare i veterinari e compagnia, però la spesa sicuramente più incisiva è quella dei dipendenti, perché si sa che costano, ma sono fondamentali, indispensabili, non si può vivere di volontariato, ecco, questo è sicuro. Io sono un volontario, ma io sono un po' pazzo, quindi va bene. Per chi volesse contribuire, aiutare il canile di Caluso, come può fare? Niente, con i soliti canali che sono il conto corrente postale, il conto corrente bancario presso la bancasella di Ivrea e poi altri vorremmo anche allargare un po' le modalità di contribuzione, però ci stiamo studiando un po', per il momento sono quei due lì, oppure chiaramente l'offerta a mano in canile dove rilasciamo l'opportuna ricevuta. Così.